parte il periodo di Totti e De Rossi, insomma, che hanno dato continuità, ma ho detto, è il termometro anche del livello poi che ha raggiunto la squadra. Invece per quanto riguarda il campionato, dove pensi che possa arrivare la Roma? Penso che dopo soprattutto il campionato l'anno scorso non abbia problemi a nascondersi, insomma. Il vero problema è che quando o si esplicita troppo arrivano i pareggi, arrivano i passi falsi, quindi meglio dirlo più avanti possibile. È pronta la Roma in questa Champions? Ah, credo proprio di sì. L'entusiasmo c'è, il girone duro c'è, quindi c'è tutto per impegnarsi al massimo. Grazie mille. En Colombia, ¿cómo ha sido esta experiencia de este juego por la paz? Muy linda, excepcional. Jugar con todas las ocasiones y además a ver a Papa Francesco así, involucrado en ese proyecto, ha sido un placer y es una responsabilidad para todo lo que quiere en el fútbol. ¿Qué te ha dicho el Papa? Vi que hablaste con él, intercambiaste un par de frases. Lo que dice todo lo de rezar por él y en lo que haremos. Damián, muchas gracias. Un messaggio al volo per la pace. Cosa pensi di questa partita? Speriamo ce ne siano di più e speriamo che riusciamo a ritornare al vero significato del calcio e soprattutto a riscoprire un valore importante che ha il pallone, che è quello di essere democratico, di unire più di dividere e di essere una delle passioni di tanta gente. Come si fa ad educare la non violenza negli stadi? Ma non abituandosi alla violenza, è il primo passo e credo che dobbiamo far quello, far sentire sempre fuori luogo quelli che vivono lo stadio in maniera sbagliata. E sei stato alla conferenza del Papa oggi? Sì, ho avuto il piacere e l'onore di essere ricevuti in aula Nervi da Papa Francesco. Grazie. Prego, grazie.